Ciao, sono Bianca e oggi farò qualche domanda a mio nonno Vittorio, che è un chimico, riguardo alla sua professione e al microscopio che ha donato alla scuola. Sei di Milano? No, io sono di Pavia. Perché Come ti sei avvicinato alla scienza? c'era nell'ambito familiare più persone che si occupavano di chimica, perché era l'ambiente in cui ero cresciuto e ero stato educato, era molto portato a stimolare i giovani allora alla scienza, alla conoscenza in genere, ma la conoscenza scientifica in particolare. Qual era la tua missione nel tuo lavoro? Quando mi sono laureato, sono venuto a lavorare a Milano in un'industria farmaceutica, che ora non c'è più, ma comunque erano le maggiori italiane, e la missione, il problema che si era posto ai ricercatori era di trovare farmaci nuovi per curare malattie note e malattie ancora da valutare. Perché avevi questo strumento in casa? Qual era la tua, Lo cosa strumento l'avevo in speravi? casa perché nelle ristrutturazioni che sono seguite a varie vicissitudini aziendali, molti, e poi ai progressi scientifici, per cui molti strumenti sono stati dichiarati obsoleti e quindi non più utilizzabili, e molti altri sono stati dichiarati rottami e quindi demoliti per volere o per questioni fiscali. Alcuni di questi strumenti, che erano ancora in condizioni discrete, sono stati comperati per cifre irrisorie ma legali dall'azienda per cui lavoravo, e quindi sono diventate le mie proprietà e le avevo accumulati per, giusto con l'obiettivo di regalarli ai miei nipoti in primis o ad altri nipoti che potevano essere acquisiti per stimolare loro a occuparsi di ricerca come sono stato stimolato io 50 anni fa. Cosa ne pensi del rapporto tra giovani e scienza? Ma dovrebbe essere nettamente migliorato. Questo è un paese dove la cultura giuridica ha predominio su tutto ogni cosa. Il formalismo teorico che riguarda i rapporti di vita ha praticamente permeato la cultura italiana e ha reso il paese uno dei più scandalosamente inefficienti dal punto di vista tecnico-scientifico dell'intero continente. Bisogna ricordarsi che la civiltà occidentale, quella in cui viviamo noi europei, è stata creata non dalla cultura, ma dalla tecnologia. Ti piace come stiamo impostando il nostro laboratorio Certo, di scienza? però non dovete essere dispersivi, dovete focalizzarvi su due o tre branche scientifiche, se no diventa troppo complesso e non rimane poi nel ricordo degli studenti quello che si è fatto. Certo, è sempre una decisione non semplice, ma bisogna fare delle scelte. Ai tuoi tempi il laboratorio di scienze com'era vissuto nella scuola media? Quando c'ero io, il laboratorio di scienze c'era soltanto nelle scuole superiori, non c'era nelle medie. Ed era modellato, l'educazione scientifica era modellata sulla cultura di base dell'insegnante. Se l'insegnante era laureato in biologia, quello che ti insegnava era principalmente biologico. Noi eravamo tutti sui vermi, parassiti dei bovini e dei maiali e roba del genere, perché la professoressa aveva fatto la tesi di laurea su quelle cose lì. Per il resto era poco partecipata, nel senso che bastava quello che c'era scritto sui libri per completare l'educazione, cosa che invece poteva essere modificata, ma bisognava modificare l'insegnante, cioè l'insegnante che dava l'impronta alla cultura scientifica. Quindi è stata molto modesta nel liceo. Ok, grazie di
di averci raccontato un po' la tua esperienza e